Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Special! Rimini con i trimini. Speciale Rimini, Comics Bini 54, Cartoon Crew. Non svelare chi sei, dai. Allora, facciamo una cosa, io voglio provare delle risate, quindi allora, fammi una risata di... Oh, sì. Avete capito chi è? Senza la R, però questo è più arrabbiato di tutti, ragazzi. Chi è? Il vero comandante della Perla Nera, chi è? Bravi. Allora, lo sapete, qui alla mia destra ho Fabrizio Mazzotta, gli facciamo un applauso per favore. Grazie. Doppiatore di Krusty Clown, Puffo Tontolone, Puffo Pittore. Posso sedermi mentre elenchi? Mignolo, ce ne sono tantissimi. E qui alla mia sinistra, all'angolo della mia sinistra, Pietro Ubaldi, Capitan Barbossa, Doraemon, Del Gnomo, Marrabbio, gatti, animali, qualsiasi tipo di essere. Tutti, basta parlare, potete allora parlare, comunicare. Ci facciamo una chiacchierata come fossimo tre amici in un salotto di casa, tranquillamente. Io vi faccio qualche domandina e poi ci divertiamo anche un po'. Loro sono la televisione. Loro sono la televisione, perfetto. Abbiamo uno schermo qui davanti. Un bel tè caldo, magari. No, caldo no, in questo momento no. Un'artigiana, una carezza al gatto. Allora, Fabrizio e Pietro, come avete iniziato? Allora, domanda che non vi ha fatto nessuno. Allora, ho iniziato da piccolo facendo l'attore in carne e ossa, proprio recitando col corpo. Ma veramente? Piccolo. Ma chi ha avuto il coraggio? Avevo 4 anni e ho cominciato perché, appunto, sempre da piccolo, verso i 4-5 anni, sobbettavo per la spiaggia andando a rompere le scatole ai bagnanti vicini, sì, di ombrellone. E beccai un aiuto regista che disse a mia madre: guardi, suo figlio è molto estroverso, gli rompevo le scatole, ha detto estroverso, forse ho capito, sì. come per dire, perché lui amena, esatto, sì, ma perché insomma viene all'ombrellone, no, guardi, suo figlio è estroverso, indietro là dei Rai fanno dei provini per gli spot pubblicitari della pizza surgelata, per gli spot americani che andranno in onda solamente in America. Più o meno che anni era? 68, 69. Era meglio non dirlo. Sì, esatto, vabbè. Era meglio non dirlo. Marco Liga. Sì, insomma, un po' di mesi fa. E mia madre mi portò a questo provino, vinsi il provino, feci questo spot che andò in onda solamente in America. Sì. Però poi da lì ho cominciato la carriera di attore. Quindi praticamente tu sei andato in America, tu sei stato doppiato. No, ho fatto in Italia. Ma ho capito, però sei stato doppiato. Lo sa, è vero, non ci ho mai pensato. Non te l'hanno mai detto. Chi lo sa? Chi lo sa? Se stava in America volevo usare solo il tuo corpo, ma non la voce. È vero, ma pensa che strano, se fosse. Hai visto? Ma insomma, ho fatto appunto poi altri film e c'era l'esigenza di doppiarmi da solo. Perché ho conosciuto l'ambiente del doppiaggio, il mestiere del doppiaggio, questa professione. A un certo punto ho detto, ma sai che ti dico, a me piace molto di più la professione del doppiaggio piuttosto che andare in giro a fare i provini, a svegliarmi la mattina, andare sul set cinematografico, televisivo, che ne so, alle 5 di mattina e poi si gira a mezzogiorno. Ma sai che ti dico, preferisco
sprecare le mie forze per il doppiaggio piuttosto che... Quindi ragazzi, dobbiamo ringraziare le pizze surgelati se lui ha fatto Krusty il Clown. Praticamente, ecco. Praticamente. Pietro, invece te? Io ho cominciato molto più tardi. Da bambino, certo, facevo il cretino per cercare di essere simpatico, di essere ben voluto. Okay. E raccontavo... No, le barzellette all'epoca no. Che Pietro, ragazzi, in sì, privato... Racconto. Racconta barzellette proprio a raffica. Sì, fino a... gli ho fatto credere basta. Fa sanguinare le orecchie. Sì. Anzi, dopo ti chiedo una barzelletta raccontata sì. da David Gnomo. Oh, certo. Anzi, certo. adesso, vai. A David Gnomo? Però ce ne vorrebbe qualcosa di attinente. Anche una cosa sporca, vai. Cosa sporca? La milanese? Alla milanese? Una barzelletta in milanese? Non so se la capite, però proviamo. Con la voce di David Gnomo. David Gnomo? È sempre più complicato. Oh, bestia. Allora, c'è casa di ringhiera, casa popolare, casa di operai, una volta. Adesso è trendy. C'erano le signore, le sciure, le mogli degli operai. Ma la voce di David Gnomo? Ah, la voce di David Gnomo! Dai. La voce... Allora, c'erano le signore, più vecchie di me, che stavano appoggiate alla balaustra. A un certo momento arriva il marito... avrà avuto 200-300 anni e la signora di fianco dice: oh, guarda Maria, lei il tuo marito è il ma non mastro di fiori. E l'altra gli dice: oh Madonna, le toccherà stare tutta la notte con i gamba verdi. E non è mica finita, perché l'altra risponde: perché te che minga un vaso, non ce l'hai un vaso? Le barzellette di David Gnomo. E quindi dicevano dal bosco. Allora, dicevi, praticamente hai iniziato più tardi. Ho iniziato a fare le imitazioni, i cantanti, gli attori, i doppiatori che davano le voci che io sentivo in televisione. Certo. Per cui quello mi era entrato in testa. Però io volevo fare, amavo moltissimo, grazie anche a mia madre, il teatro di prosa, di una volta, teatro di parola, più che di corpo, perché di corpo ce l'ho fin troppo. E oltretutto, tra l'altro, la media altezza degli attori di prosa è più bassa della mia, saranno almeno di media 30 cm di meno, almeno. Ah. Per cui io non mi potevo neanche avvicinare al protagonista, perché sennò sembrava un nano. Certo. E dovevo stare lontano. Comunque ho fatto, dopo il liceo, un po' di teatro amatoriale, poi teatro di prosa, bello, importante, Shakespeare, Bernard Shaw, Chekhov, cabaret tedesco. Poi arrivavano le cartoline militari ai 25 anni, io ho evitato, grazie a qualche regalino fatto qua e là, di fare il militare, ma non potevo firmare per le tournée. In quel momento a Milano nasceva la realtà di Mediaset. Okay. Per cui io da attore andavo a vedere i colleghi attori che doppiavano, e in quel momento la cosa di più che c'era da doppiare erano i cartoni animati. Per 20 anni sono stato chiuso in una prigione, lo Spielberg, a doppiare cartoni animati, e lo devo in gran parte, siamo diventati amici e conosciuti, la signora Valeria Manera. E facciamogli un applauso, ragazzi, sì, che come sapete è scomparsa la mamma, la mia sicuramente, la sorella, tutto molto, e basta, non c'ho la lacrima, ma vabbè, immagino. Sentite, il primo personaggio che avete doppiato, ora se lo ricordate, perché ne avete fatti talmente tanti. Allora, dei cartoni animati o in generale? Allora, io il primo che ho doppiato... Tutti e due, in generale e cartoni animati. Il primo che ho doppiato io non me lo ricordo. Si chiamava così. Si chiamava così. Non me lo ricordo. Forse ho fatto l'Isola del Tesoro, ma che cosa ho doppiato non me lo ricordo. Il primo cartone animato invece che feci probabilmente fu... i Flintstone. Oh. ed era uno strillone, e mi ricordo che io per tanti anni, appunto, cominciò da piccolo, e da bambino chiaramente vedevo i cartoni e mi sarei piaciuto anche a me doppiare un cartone animato. Certo. Perché ero bambino, tutti mi dicevano: no, lascia stare, non ti ci metti a fare cartone, non fa per te, sei scarso. Mi chiamò, appunto, lavoravo spesso all'epoca con un grande direttore di doppiaggio, Rino Mencuccini, un omone grosso che metteva, insomma, era severo, metteva un po', tipo un Pietro, po' di timone. Tipo Pietro, dai. Però con la barba bianca. David Gnomo. con la faccia severa, poi in realtà era buono. Insomma, domandai: mi scusi, perché all'epoca si dava del lei a tutti. Signor Mencuccini, mi scusi, posso provare a fare una vocetta un po' strana per questo pupazzetto?
va bene, prova, poi fai pure. Feci questa voce, edizione straordinaria, edizione straordinaria! Andò bene, e allora da lì mi sono un po' sciolto, ho cominciato a fare molti cartoni animati, e poi tutto il mondo del doppiaggio ha detto, ah ma sì, per i cartoni animati te sei bravo. E quindi poi ho fatto tante altre cose, certo. La famiglia Addams, Goldrake, Astro Boy, e finiamo più. E te Pietro invece? Come la prima primo non me lo ricordo, però vedi, diciamo il più importante tra i primi che ho fatto è stato Kiss Bilicia. Ok. Però fagli un esempio, dai, ma arrabbio e Licia, attento ragazzi dal ciuffo rosso. Ehi, polpettina. ragazzi, tanta roba. Che il successo della serie era dovuto al fatto che qualcuno si è inventato che il gatto dovesse parlare. Certo. Per cui ha avuto grande successo, ne volevano fare altri, in Giappone non li producevano più e allora ha fatto quella cosa molto trash che è umanizzata. La leggenda dice che in Giappone il gatto non parlava. Non parlava. Deciso di farlo parlare Barcellino, la Manera. Io sono stato contentissimo perché generalmente doppiavo quando cominciavo. Io mi diverto sempre, come penso anche Fabrizio. No, sì, per cui se mi capita un anello con 7 personaggi, io li doppio tutti e 7. Perché, e dopo il fonico mi dice, se ci provi un'altra volta ti taglio la lingua. Posso intromettermi e dire una cosa a questo proposito? Certo. Mi diverto anch'io tantissimo. E quando uscì la prima edizione di DuckTales, mi chiamarono per fare un episodio dove c'erano i Terrini e i Fermini, due popoli che vivevano sottoterra, ed erano tantissimi nell'episodio. Tutti io l'ho doppiati, quanto mi sono divertito, quello grasso, quello alto, il bambino, il padre, lo zio, un mondo mi sono divertito. Quindi un'altra cosa di questo tipo, ancora più complicata nel senso, mi è capitato di fare, dopo il grande successo di Pingu, sai la serie esatto, lui... Tutti i pinguini neri li ha fatti, bianchi e neri li ha fatti Bonomi, no? Certo. Dopodiché sono stati in un paio di episodi lunghi, da un'ora, i pinguini bianchi e verdi di città. Io dovevo fare, senza dire una parola, imitando il suo modo, facendo tutti i personaggi con questa specie di gran volo. Perché i clienti poi che mi guardavano dall'altra parte del vetro erano olandesi e tedeschi. Umorismo... Zero. Vabbè, io mi giravo, vedevo loro... Molto divertente. Non va bene. Sì, invece abbiamo dato, me lo ricordo, un bel biglietto da 1000 franchi svizzeri, stretta di mano, abbraccio accademico. E vai. Mettili in bagno, non li sprecare. Il personaggio a cui siete più affezionati, ci sarà un qualcuno a cui siete più affezionati o che magari... gli dovete tanto, cioè quello che vi ha fatto boom uscire fuori? Guarda, per quanto mi riguarda sicuramente rispondo ad ambedue le domande. Sì. Eros di Pollo, sia perché mi sono divertito. Allora, faccio un esempio, tanto dopo li sentiamo tutti a breve. Allora, innanzitutto in giapponese Eros non era divertente, a me non divertiva, quindi ho cominciato a doppiarlo e come si fa il doppiaggio io andavo appresso all'originale, cercavo di avvicinarmi quanto più alla voce originale e al modo di fare giapponese. A me però non divertiva, per cui se non ti diverti viene male il prodotto, certo. Cioè, poi traspare questa cosa, certo. Allora ho detto, oh senti, sai che faccio? Me ne frego del giapponese e lo faccio come mi viene, cioè a un certo punto mi sono scatenato, ehi là, pappante! No, non chiamarmi Pennuto! Ma chi è questo bambino così bello e così carino? Eros, il dio dell'amore! Insomma, mi sono scatenato, ha fatto successo, tant'è che sono passati 40 e passa anni sì. E ancora mi stiamo raccontando, insomma. E anche lui, insomma, appunto, grazie, ha determinato un po' il successo per anche per altre cose certo, future. Certo. Però io mi ricordo di te, ancora prima di Pollon, ragazzi, chi ama Goldrake? Quanti di voi amano Goldrake? Io sono, per me è stato, ho avuto un imprinting con Goldrake. Lui era la voce di Mizar. Adesso posso fare il nonno di Mizar, però insomma. Ecco, allora, prima di iniziare, com'era la frase di Mizar? Proprio, tanto ne dici una te. Allora, intanto quando ho curato io come direzione del doppiaggio la riedizione di Goldrake, sì.
dal Giappone mi chiesero di rifare Mizar, sì, che mi sono rifiutato, ho detto, no ragazzi, cioè, e perché? Ma perché? Perché all'epoca avevo 14 anni, allora, e poi c'avevo 45. Picciata, secondo me. Ma che picciata? Ma sì, ma sì, che... Era una cosa ridicola, mi vergognavo, guarda, era una cosa allora, Mizar, patetica. Mizar cresce. Feci comunque il provino, i giapponesi sì, ma e non l'ho fatto. Però ogni tanto, appunto, alle fiere, le cose... La frase famosa di Mizar. Aspetta, sicuramente... creiamo l'atmosfera, sì, quindi cosa esatto, succede? Esatto. Cosa succede? L'ultima puntata, la penultima scena, credo, Goldrake ha sconfitto Re Vega, tutta la flotta e compagnia bella, e deve tornare insieme a sua sorella Maria Flid al suo pianeta natale per aiutare a ripopolarlo, perché, che si sappia, tra parentesi, nel Petaflid ancora c'è, ci sono persone. Cioè fratello e sorella ripopolavano, esatto, un pianeta. No, esatto, sì, ma non tra di loro, ecco. Okay. Di loro. Che succede? Che appunto Goldrake, Actarus e Maria stanno per andare via. Mizar si è affezionato perché i suoi amici sono rimasti per tanto tempo al ranch Betulla Bianca. Ora vanno via, partono. Mizar è tristissimo e quindi si accomiata, saluta il suo amico Actarus con queste parole. Sentiamo. Tieni Actarus, pianta questi semi sul Flid. Un applauso! Ragazzi, questa è mitologica. Invece te, Pietro? Mi sono perso la domanda. La domanda è il personaggio a cui sei più affezionato o quello che ti ha fatto, diciamo, un po' spiccare. Coincide con quello che piace alla gente in generale. Sì. Perché... Però, diciamo, Doraemon, beh, prima di tutto, che spiriggia, Devignomo, certo. No, dopodiché Doraemon sicuramente, anche perché ho fatto almeno 1600 episodi, e forse ce ne sono altrettanti, per cui che Dio lo abbia in gloria. Santo Doraemon! Poi SpongeBob, perché mi diverte moltissimo, Patrick Stella, uno scemo totale, per cui altro che intelligenza artificiale. Deficienza e poi Capitan Barbossa, perché ho provato l'ebbrezza di doppiare un film di cassetta importante con un attore che ha vinto, non per quello, ma comunque il premio Oscar, sto dicendo no perché invece no, certo. Gli esami non gliel'hanno fatto e basta, per quei tanti, perché poi nell'arco di avendo cominciato tardi ho comunque 45 anni di doppiaggi sulle spalle, di roba ne ho fatta tanto. Invece loro hanno fatto non solo personaggi di cartoni animati, hanno fatto delle pubblicità. Fabrizio, te? Io sì, da bambino ho fatto pubblicità per il caffè Nespresso, la Bana Chiquita. Te ne ricordi qualcuno così? Allora, la Bana Chiquita ero io e un altro bambino. Sì. Io avevo la banana, stavo per sbucciare, molto bella, appetitosa, e questo bambino voleva assaggiarla. Allora facevamo a scambio, sì. Dico, no, dal trenino, no, non mi interessa, per me che la mia banana Chiquita. Poi mi dava una palla, no, la banana Chiquita. A un certo punto mi dà una tartaruga vera, viva, sì. Che faccio, bella. Al microfono. E allora l'amichetto mi morde la banana, soddisfatto, e io però prendo la tartaruga. Allora, e tra l'altro mi regalavano, l'ho portato a casa veramente. Come? La tartaruga poi me la regalavano e me la portai a casa veramente. Ah. E come la chiamasti? Chiquito. Fantasia. Era maschio. La fantasia, sì. La banana col bollino, ho capito. Era maschio. La tartaruga col bollino. Invece però, se no ti mordeva la banana per me. E invece te, Pietro? Io pubblicità non in carne ed ossa. Ho provato qualche volta a farla, i primi tempi, perché insomma, a parte che ero più magro, con più capelli e tutto qua, ma quando andavo ai provini andavano di moda modelli e modelli americani, erano tutti alti, biondi, col viso tipo beautiful, le cose. Io non c'entro niente, grazie, arrivederci. Dopodiché io invece come voce caratterizzata, soprattutto perché una volta si usava molta animazione anche negli spot, per dire Kinderino Ferrero, sono arrivate le sorprese di Kinder Sorpresa! Facevo la tigre della Kellogg's, come Tony the Pie, i nostri Frosties grandi!
Facevo il bottoncino rosso degli M&M's. Ah, è vero! Ehi, hey, Yellow, vieni qua, Yellow! Oppure ho fatto quella sono finte del... Ma l'ha fatta te quella? Sì, sì, l'ho fatta io. Ma veramente? Giuro, giuro. Non lo sapevo. Perché poi c'è stata una serie, ce n'era un altro dove lui passava, il personaggio si chiamava Dick, che vuol dire poi... Certo. Vuol dire... Passava sotto il detector all'aeroporto, sì, e suonava. Siccome dovevano reclamizzare la scatoletta con le chicche dentro, sì, che era di metallo, lui passa sotto e fa, è di metallo! Più o meno era quello là. Senti, me lo rifai un sono finte, dai, ti prego. Sono finte! Raga, questa è epica, epica, epica. Invece, allora, io adesso vorrei giocare, e giocheremo anche insieme a voi. Vorrei far scontrare i personaggi che loro hanno fatto. Ah! Quindi sono curioso. Allora, non c'è niente di preparato. Ecco, tutto quello che stiamo facendo è tutto così a braccio. Questa vergogna esce così. Quindi non so neanche che cosa possa succedere. Vorrei un dialogo, quindi ora vi dico i personaggi e poi fate voi, quindi battuta risposta. Krusty Krown contro Capitan Barbossa. Allora, sono curioso di capire che cosa succede. Inizia Krusty Krown. Ehi, vecchio filibustiere, come va? Ma quante sigarette ti sei fumato? Parecchie, purtroppo! Non sporcarmi la nave! L'ho appena noleggiata! Johnny Depp deve pagare le rate! Questa nave è sporca! È molto meglio il mio studio televisivo! Ah sì? Sì! Allora ti porto a conoscere i confini del mondo! No! Sì! No! No, sì, maledetto scarafaggio! No, ho conosciuto attori, attrici, produttori, ma non sono così terribili come i confini del mondo! Un applauso, ragazzi! Allora, adesso vorrei fare un... Mi è venuto in mente adesso. La stessa cosa, però Fabrizio è romano e Pietro è milanese, quindi Krusty Krown romano contro Capitan Barbossa milanese, quindi a voi la parola. Capitan Barbossa sempre? Sempre Capitan Barbossa, no, ma inizia, questa volta diamo la parola a Capitan Barbossa. Oe, com'è che te ciametti? Mi chiamo Grassim, perché? Che chiamo Grassim? Che vuoi da me? Mi chiamo Grassim, beh! Oe, assomiglia alla voce, assomiglia sordo. Madonna, si milanese! Senti, ci avrei da parcheggiare la Perla Nera. Dove la metto? Ti butto le chiavi e me la metti tu. Sì, cioè da mamma la mettiamo in doppia fila, che c'è. Ma che ce frega? Ma che ce importa? E tutti i poveri che non c'hanno la nave. Un applauso. Tutto fatto qui, sì, non c'è niente. Proprio. Improvvisazione pura. Allora, adesso abbiamo Eros di Pollon contro. Non Doraemon. Finisce più sta cosa! Sì, batti e ribatti, vai, è verso. Eros contro Doraemon. Va bene. Parte Doraemon, vai. Ah, parte Doraemon. Vai. Ciao Eros! Ciao Doraemon, che bel micino! Che bel? Micino! Ah, micino! Guarda, non mi dire che... Se no, procione perché mi cazzo! Ma, quello è Candy! Ah, va bene. No, io non Kendo! No, tu non Candy! Da nessuna parte! Dimmi, vuoi che ti presenti a Nobita? Sì! Così diventate amici! Sì, me lo porti lontano, Nobita. Ma molto lontano! No, oh, ma povero, perché? Ti è antipatico! È poppante! Saranno 40 anni che lo sopporto! Sciocco poppante! Ti capisco anch'io, poppante che è difficile da sopportare! Un applauso, ragazzi! Fantastici! Allora, facciamo una carrellata di personaggi, ok? Abbiamo Puffo Tontolone. Non c'ha fine sta cosa! No. Ah, vabbè, parli saluti da Puffo Tontolone, dai. Grande Puffo! Ma dove mi trovo? Ah! Sono a Cartoon Comics e Rimini! Abbiamo Puffo Pittore! Oh là là, Rimini Comics! Che gran capolavoro! Abbiamo rotta meno anche la... Abbiamo Doraemon! Doraemon! Tanti ciuschi a tutti quanti e tanti dorayaki!
se non riuscite a tirarli fuori dal gattopone, un segreto c'è. Li potete girare un attimo. E... allora, Giuliano l'abbiamo fatto, rifallo, dai. Giuliano? Ancora le polpettine di zio Marrabbio. Ma devo sempre stare attento ad Andrea che si caccia nei guai. Ecco. Invece Marrabbio che prende a parola Celicia. Licia! Mi raccomando! Attenti ragazzi del ciuffo rosso! Io sarò qui a lavorare dalla mattina alla sera! Mi raccomando, non farmi vergognare di te! Bene. Poi abbiamo Patrick Stella, sì. Patrick Stella a Bikini Bottom! Ragazzi, oggi mi sembra di essere a Bikini Bottom. Siamo tutti bagnati, tutti sudati! Spaggi! Ha portato in giro Gary. È tutto spavato. Poi ragazzi, abbiamo il Conte D'Acula. Attenzione, ve lo ricordate il Conte D'Acula? Sì, carino. Carino. Era carino. Il Conte D'Acula è l'ultimo erede dei conti, dei conti, dei conti. È uno che sa fare i conti, insomma. È diventato vampiro perché è stato colpito da un fulmine. Non è morto, ma è diventato vegetariano. E c'ho la tata, anzi Igor, che mi propone sempre di andare a caccia di vergini. No! Ho detto di no! Quest'uomo c'ha dei problemi. No, 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 assolutamente. E di qua abbiamo invece Mignolo. Sì! Mignolo e prof. Ehi, prof, che cosa facciamo stasera? Andiamo alla conquista del mondo? Macchio! Zeppola! Un applauso, ragazzi! Due esseri mitologici! Allora, avete un'altra domanda, avete un compagno, diciamo, con cui avete lavorato, con cui vi siete trovati particolarmente bene, un doppiatore? Perché una volta, allora, che io sappia, nella mia ignoranza, lavoravate in gruppo, cioè... Sì, okay, sì, sì. Adesso io sono entrato in sala e lavorate singolarmente. Separati, sì. Che, ecco, allora, iniziamo da questa cosa. Che differenza c'è per voi lavorare in gruppo o singolarmente? Allora, io per esempio tutte le tre stagioni di Goldrake e anche tutte le puntate di Pollon le ho fatte, le ho doppiate insieme ai miei colleghi alle GE. Okay. Io stavo insieme a Liliana Sorrentino che dava la voce a Pollon, insieme a Romano Malaspina che dava la voce ad Arcturus, e ci divertivamo. Ed era più bello perché veramente come a teatro tu ti passi la battuta, senti il tono come la dice, per cui rispondi a tono certo, giustamente. E adesso non è più così, tant'è che Classic Clown e Simpson io l'ho sempre fatto da 35 anni da solo. Ah. Io vado, mi chiamano, mi dicono il numero dell'anello, dello spezzone di film che devo doppiare, sfoglio il copione, vado a vedere e vedo la mia battuta. Ma io non so assolutamente il contesto, perché dice questo, cosa è successo, cosa succederà. Mi leggo tanto per avere una piccola idea di quello che cavolo sto dicendo, mi leggo la battuta precedente e quella successiva del personaggio, che può essere Homer, Lisa, non so, e quindi io poi dico la mia battuta sperando che... Voi pensate la difficoltà che c'è, sì, nel fare queste cose, sì, è incredibile, perché un attore impersona se stesso, quindi fondamentalmente parla e esprime dei sentimenti. Certo. Esprime comunque, dovrebbe sentirsi a suo agio. Loro invece tutto il contrario. Loro invece devono impersonare i sentimenti di un attore, stando un attore, un cartone o quello che sia, stando dietro un semplice leggio. Quindi per me sono dei fenomeni assoluti, soprattutto i doppiatori italiani che sono tra i migliori al mondo, e questo diciamolo, perché sì. È una frase un po', insomma, detta e ridetta, però è vero. Però è vero. Tra quelli che doppiano sicuramente direi di sì. Sì, sì, sì. Senti, te Pietro invece? Lavorare insieme mi divertiva tantissimo, proprio per questo scambio anche di umanità. Sì. Anche in un senso... Di camaratismo, di collega. Certo, certo. È bello. Poi succedono delle cose... quando facevamo la Lega dei supereroi erano talmente tanti personaggi che ognuno ce n'aveva quattro, ci parlavamo, ci rispondevamo, io ero in seconda fila essendo più alto e ogni tanto mi capitava davanti quello con la forfora, quello sì, di tutto, era quello che puzzava di sudore. Poi una volta per esempio ho fatto un doppiaggio con uno adesso di cui non faccio il nome, eravamo piazzati, ognuno si dà una specie di carica quando c'è una roba
particolarmente la concentrazione, e ci sono quelli che fanno così o fanno così col dito. Sì, no? Sì, sì, sì. Questo qui che avevo a fianco, siccome gioca a tennis, faceva come il passante lungo linea e ci aveva in mano la biro. Alla fine del turno avevo tutta la manica della camicia disegnata. Mamma. Oh, e invece una persona con cui siete andati particolarmente d'accordo? Io, per quanto mi riguarda, in questo bello abbraccio collettivo, eccetera, eccetera, Riccardo Peroni, direi. Ossia? Grande, ricorda, sì. Ricorda che... È la voce del Joker, okay. Joker di Batman, soprattutto. Certo. Ma con lui mi sono divertito tantissimo in una serie che si chiamava Celebrity Deathmatch. Sì! Dove noi eravamo i giudici e avevamo all'inizio anche la possibilità di inventare anche un po'. Poi ci hanno un po' tarpato le ali, ma con Riccardo ci siamo divertiti. Benvenuti a Celebrity Deathmatch! Buonanotte e buone botte! E te, Fabrizio, invece? Ma io diciamo che vado d'accordo con quasi tutti. Sono uno molto... D'accordo, sì, no? Uno con il quale ti sei trovato meglio, ti trovavi meglio, diciamo. Canto al leggio, dici? Oddio, non mi viene in mente adesso uno particolarmente, però insomma con Liana Sorrentino che faceva Paolo mi sono trovato bene, sì. Devo dire insomma. Anche lei insomma, sì. Tanta roba, sì, sì, sì. Con Rosalinda Galli che faceva l'amore, sai? Sì. Con l'amore mi sono trovato bene, insomma ci sei, adesso un po' che non ci sentiamo, ma ci sentiamo spesso, per cui sì, insomma. Beh, capita. Allora adesso abbiamo gli ultimi 8-9 minuti e io passerò qui vicino a voi. Se avete una domanda da fare a loro due, io sono qui per voi, quindi vengo qui. Bravo. No, qualcuno vuol fare una domanda a loro? Vai. Nome e poi spostati di qua che qui fischia, vieni. Lui è l'Eminem di Rimini, per intenderci. Allora, innanzitutto vi adoro, avete il mestiere più bello del mondo, ci siamo già incontrati 2016-2022 ed ero, stavo impazzendo, c'è anche Domitila d'Amico, stavo per svenire e lei stava inciampando. Ma dove stavamo? Torino. Ma... ah certo, certo. Guarda che se continui ti racconta tutta la storia della vita questa. Chiedo scusa a tutti, ma li adoro. Allora, confermo, eravamo a Torino, è vero. Allora, Comic and Community, ti dico, sto indossando la maglietta e anche calzini di classe, ah, sono grazie. Vestito a tema, insomma. Sì, precisamente. Riesci a dire qualcosa di questa serie, che so che hai doppiato la prima stagione soltanto di due e io ho adorato il fatto che non davo per scontato che un anime fosse doppiato di questi tempi in assoluto, ma addirittura è stato un doppiaggio romano, perché i doppiaggi romani degli anime sono sempre più rari, disgraziatamente. Adoro anche milanese. Oh, ma figurati, non c'è, ci vogliamo bene lo stesso. Gintama, che ha ereditato Backstreet Girls, Gokudos, che era il cattivo boss. Sì, vabbè, no, no, ma accompagni la mia vita da sempre, non potrei essere più felice. Non è mai felice neanche dopo quell'incontro a Busta Stizia. Ok, scusa. Comic and Communicate, che per contesto, essendo una protagonista che non parla, bravo, proprio per questo aveva bisogno di un doppiaggio a maggior ragione. I sottotitoli non bastavano, anche perché occupavano gran parte dello schermo. Allora ci sono anche gli altri, quindi continueresti tutta la notte, io lo so, però no, la serie era molto interessante, era strana, per cui mi ha incuriosito e quindi, come dire, ci ho messo particolare attenzione e ha detto bene, c'era appunto Comi, questa ragazza che non parla. Oh, dice, ha il doppiaggio, fa dei versi ogni tanto, ma molto pochi. Sì, uno dice, vabbè, una ragazza che non parla, prendi chiunque per fare dei versi, non è che ci vuole tanto. Ma io invece ho avuto Veronica Puccio, che è una bravissima doppiatrice. Che cosa? Ah, sì, ok. Tutti gli incontri. Insomma, appunto, ho voluto una doppiatrice brava, esperta, molto famosa, perché anche per fare dei piccoli versi, però c'è una certa abilità, perché tu attraverso proprio un piccolo verso devi comunicare un mondo di emozioni. E poi ho detto, oh, hai visto mai che poi Comi recupera la voce e quindi poi parla a manetta, mi serve una brava doppiatrice. E quindi ho scelto Veronica Puccio. Bene, bene. Abbiamo un'altra domanda, abbiamo qui che collirio usite. Fammi capire. Bello. Intanto buonasera. Okay. Mi chiamo Fabio, volevo farmi una domanda piuttosto professionale, potremmo dire.
per chi ha studiato effettivamente doppiaggio, come posso averlo fatto io, scusatemi, prima sentivo di Fabrizio che per esempio ha avuto l'opportunità di conoscere un direttore di doppiaggio, però per una persona che effettivamente viene, potremmo dire, dal nulla, da uno studio di diversi anni, come è combinata adesso la situazione per effettivamente entrare a iniziare a fare questo mestiere, per chi vuole veramente farlo? Vai. Un consiglio magari da voi. Sì. Allora, io a questa domanda rispondo in un modo, ma stavolta poi farò un seguito. Io rispondo sempre che per fare doppiaggio devi fare un corso di dizione per appunto migliorare la dizione, eliminare eventuali cadenze regionali. Poi occorre ovviamente un croce di recitazione, perché il doppiatore, neanche a dirlo, è un attore. E poi eventualmente un corso specifico di doppiaggio per imparare le tecniche specifiche del doppiaggio. Andare a sync, guardare il copione e contemporaneamente lo schermo, usare la cuffia e così via. Ultimamente però è più difficoltosa la faccenda, perché quasi tutti i committenti, Sky, Mediaset, Netflix, non vogliono estranei. Guarda, te la riassumo io, è tutto magna magna. devi fare secondo me quello che si è sempre fatto poi alla fine, solo che ora è più difficile, sì, bussare e... prima o poi qualcuno aprirà, insomma. Sì, perché poi succede, è più difficile, ma succede, non è che il mondo del doppiaggio magari si è fermato, insomma, cioè, ci sono poi voci nuove e anche dei doppiatori bravi che si sono formati, ci sono doppiatori che non muoiono mai, sì, anche, sì. Allora abbiamo l'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere, è venuto lui, mi ha detto posso fare una domanda, cioè, di no? Guardate di chi no? Posso fare, di no? Secondo te cosa potevo dire? Prova a dirgli di no. Ho detto ma tia, questo è il microfono, fa quello che ti pare. Allora, nome. Buonasera, io volevo solo fare una richiesta. Roberto, da Bergamo. se mi fa Barbossa. Ah! Il vero e unico comandante della Perla Nera, Hector Barbossa. Noi non sentiamo più niente. Abbiamo, no, la morte dietro, non mi ricordo. Dietro! Ehi, là, ciao! Non sentiamo... Credete ai fantasmi, Miss Turner. C'è Jack Sparrow. Ah, c'è Jack! Non c'è, che c'è? Ah, sì? Dissenti? Hai la dissenteria? Meno della mia! Come sei, come cago? Mi spii dall'oblò? L'hanno fatto una volta per sbaglio, lo ammetto. Ogni tanto mi confondo con Capitan Uncino, che ha paura del coccodrillo. La scimmietta parli? No, quella è la tua? Da quando? L'ho spiumato comunque. Fate un applauso, allora ragazzi, noi abbiamo chiuso, alzate in piedi. Allora fate un applauso per Fabrizio Mazzotta, che troverete anche domani. Grazie. Qui saremo io e Fabrizio, quindi ora stesso palco. Ci faremo un'altra bella chiacchierata, ci racconterà tanti aneddoti, tante cose, non so che faremo, però qualcosa faremo, ci divertiamo. Sì. Un applauso a Pietro Ubaldi. Allora loro è un applauso al nostro... Io devo ringraziare loro, perché loro perciò per il mio lavoro mi hanno aiutato tantissimo. Io questa web radio prima l'ho fatto per tanti anni su Radio M2O, dove ho importato i doppiatori all'interno della radio. Credo di essere stato il primo a inserire in Italia a fare una cosa. E loro, diciamo, la mia prima voce fu proprio quella di Fabrizio, che tanti anni fa io e Fabrizio ci siamo conosciuti in eventi con Trio Medusa, facevamo i cartoon party, quindi parliamo di Roma tanti anni fa, e Fabrizio praticamente l'ho fatto vestire da Marilyn Monroe, gli ho fatto fare di tutto, qualsiasi cosa ha fatto Fabrizio. Confermo. E ho i filmati, quindi è tutto. E li vorrei ringraziare perché mi aiutano tantissimo per ciò che riguarda la mia radio, che è DJ Osso Radio, non so se qualcuno l'ascolta. E niente, rifate un applauso a loro e lasciamo il palco. Io vi aspetto. Grazie a tutti. Vi aspetto alle 9:15, farò un tre quarti d'ora di DJ set vintage, quindi tutti i robottoni che... Ore di campione, pieno di energie, di sporticino.
con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Genogame Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Special! Rimini Comics, Rimini! Speciale Rimini, Comics Bini 5 e 4, Cartoon Club.